Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Il fatto è questo: qua c'è acqua, cioè l'impianto goccia a goccia già installato eccetera. Qua potrebbe esserci acqua, ma non c'è un impianto. Quindi oggi ho le matasse di tubo, andiamo a mettere tutto l'impianto goccia a goccia alle gocce, alle zucche, alle angurie, ma andiamo anche a dare da bere a quello che sarà sotto. Quindi dobbiamo andare a fare una cosa un po' particolare che ho sempre visto fare e non ho mai provato. Ci proviamo insieme. Quindi basta, andiamo. L'idea base è questa: partire da qua, che c'è una via, arrivare qua. Ok, si è intanto messo una nuova rete, piccolo spoiler. Arrivare col tubo nero, che è questo, che non sono i forati come questo, questo qua è proprio tubo nero. Arrivare sino a qua, qua mettere una, qua far partire la gocciolante che va giù, sino tira su, quindi mi copre tutte le zucchine. Dopo arrivare in fondo e far passare il filo nero sopra alle ceste, attaccato a che cosa? A questi, che sono degli tipo spruzzini che danno l'effetto pioggia e dovrebbero dare da bere all'insalata, e si installano facendo un piccolo foro dentro il tubo, si fa il foro e si cacciano dentro. Ora è tutto molto teorico, vediamo anche un po' di pratica, quindi metto giù la camera, faccio i vari tagli e basta. Applicherò una tripla, quindi arriva da sotto il tubo nero, mandata per la gocciolante, da qua faccio passare un tubo nero invece che gli passa sopra. Dopo tengo la gocciolante intanto per ultima, più lunga, perché voglio capire se arriva abbastanza acqua con gli spruzzini dal tubo nero. Ora facciamo due o tre tagli e facciamo una sperimentata.
montato. Per ora l'idea, allora va fissato ancora il cavo, quindi non scandalizzatevi, però l'idea è questa. Vedi? Direi non male, perché se sotto me lo innaffia così potrebbe essere un'idea. Ora ho dei problemi a degli ugelli tipo questo, perché ho delle perdite. Probabilmente ho fatto, non probabilmente, ho fatto i buchi un po' alla cazzo, si vede. Ora provo a aprirli, provo ad aggiustarle e uso il Teflon. Ottimo effetto. Allora, finché non va in pressione non è ancora ottimale. Ho fatto qualche buco, secondo me non così bello, e si vede, andrò a ripassare con il Teflon, però sono contento, la modifica comunque va, è stata fatta. Ho fatto anche la modifica alle altre due vasche e ci stanno, anzi ti faccio vedere alle zucche cosa ho fatto, perché qua ho usato la tripla, guarda. Il gioco che ho fatto è questo, vedi, tripla, questo qua è alla gocciolante, quindi le zucche prendono da bere qua. Ora questo qua un attimino tirato su, che così loro ce l'hanno, vedi, al colletto partono già con il tubo che parte papà, e lì invece sarà per dare da bere a tutto invece quello che c'è sotto, che saranno insalate varie, ma questo lo vedrai in una prossima avventura.